ci ha offerto come sempre il suo appoggio, visto il calibro e lo spessore della persona del nostro Stefano Carraro. A questo punto io non mi direi sul palco e mi ha consentito l'onorevole Giulini che anche lui deve intervenire. Grazie amici di Casole, grazie. Voi sapete qual è il mio rapporto con la comunità meridionale, la comunità campana in particolare. Caro Stefano, io lo dico spesso, più che la patria io amo la mafia, quel rapporto forte, carnale, geloso con la tua terra, con la tua comunità, e mi è piaciuto l'intervento che tu hai fatto da figlio di questa terra quando sei intervenuto per chiarire bene qual è stata la tua amministrazione e quale sarà la tua prossima amministrazione con gli amici disoccupati. Un rapporto forte di una città importante, 100.000 abitanti, una città chiave non della nostra regione ma di tutto il Mezzogiorno. Casoria storicamente è stata una città industriale, una città commerciale, una città della logistica, una città importante. Ad esempio, caro Stefano, io credo che una volta eletto tu dovrai avere un rapporto diretto con Gianni Rettieri. È impossibile che due città che sono attaccate, Napoli e Casoria sono una cosa, due città così grandi e così importanti non possono condividere le scelte future. Dovete fare da sin da adesso sinergia con il sindaco di Altagora, con il sindaco di Casanova. Questa è una grande area metropolitana che insieme deve crescere, deve dare risposte ad un popolo, ad una comunità che giustamente protesta. Giustamente protesta perché da troppo tempo, da troppi anni, la politica non ha saputo dare, la politica che ha il compito di gestire e di indirizzare le scelte delle vostre e dei nostri figli, non ha saputo dare delle risposte. Noi oggi, all'inizio di questo percorso difficile, di una campagna elettorale estremamente difficile, dobbiamo con chiarezza guardare negli occhi ai cittadini di Casoria e dire le cose che bisognerà fare con la tua prossima consigliatura. Ma prima di dire tutto ciò, permettetemi di ringraziare alcuni amici che con grande orgoglio appartengono alla mia famiglia, alla mia comunità, l'amico Stefano Graziuso, l'amico Franco Russo, entrambi candidati al PDL, l'amico Antonio Verre, candidato nella lista della Caravella. Beh, questi uomini, in un lungo percorso che ci ha portato accanto a Stefano Ferrara, con me hanno discusso cosa fare non per la loro campagna elettorale, ma per Casoria. E Stefano Graziuso non ha fatto un passo indietro, ha fatto un passo in avanti per poter dare a Stefano Ferrara il giusto apporto, ma non si sono felici a Capo Unito per decidere non si partire e dare risposte ai cittadini. Ed è per questo che il mio primo intervento in questa campagna elettorale l'ho voluto fare a Casoria. Sono voluto venire qui come primo intervento della mia campagna elettorale, perché io sono impegnatissimo anche nelle altre città della nostra provincia, perché questo segnale di un nuovo team, di una nuova squadra, di una nuova coesione è un sintomo estremamente positivo nei confronti di una cittadinanza che deve finalmente cominciare ad avere una speranza che ha perso le possibilità. E credo, Stefano, che io da parlamentare europeo, spero che non sia andato via l'amico Gennaro che prima ha parlato, perché credo che sia opportuno anche dare delle risposte concrete ai cittadini, oltre che le grandi prospettive politiche, le grandi ideologie, bisogna cominciare a dire le cose che praticamente vogliamo fare. E l'amico Gennaro, io sono parlamentare europeo, ho sentito che lui ha avuto un incontro con la Menarini, che vuole investire in questa città, beh, io sono a disposizione, faccio il parlamentare europeo, grazie a Stefano Graziuso e agli altri amici, insieme al sindaco, sono pronto di poter fare il contributo. Andiamo.
inserire in una legge speciale per Napoli anche una città come Casoria, che ricordo è una città pari ad una mega città del nord Italia. Bologna ha 350.000 abitanti, Modena ha gli stessi abitanti di Casoria. Ecco, cerchiamo di portare avanti anche un ragionamento accanto a quella legge speciale che gli amici di Nicola Cosentino, Gigino Cesario, con i loro compiti estremamente importanti possono portare avanti. Cerchiamo di inserire anche una cosa in questa legge speciale. E cerchiamo, caro Stefano, di cambiare il rapporto che noi abbiamo col territorio. Stefano, la mia non è una provocazione. Io amo definirmi brigante. Guardate bene, brigante non è una cattiva parola. Brigante è quello spirito del brigante che quando nel 1870 arrivarono i piemontesi a conquistare il sud, quello spirito di quei briganti fu uno spirito che fece alzare la testa, si batterono per difesa della propria comunità, forse molti di loro furono ammazzati ma non abbassarono la testa. Ecco, ci vuole una nuova classe dirigente nel Mezzogiorno e anche a Casoria che finalmente ha lo spirito del brigante. Perché, caro Stefano, un onesto cittadino italiano di Casoria, onesto cittadino italiano di Casoria, che è italiano, come l'onesto cittadino italiano, deve pagare 3-4 volte l'assicurazione del banco? Sono due italiani, due onesti cittadini, e perché devono avere una differenza di E con soddisfazione io vorrei ringraziare anche gli amici della Caravella, gli amici Preziuto, gli amici Picciuto, Nicola Sparaligna, che con la Caravella hanno fatto una battaglia contro quel centro di biomasse lì ad Arpino, un'altra grande realtà, anche loro hanno difeso la loro mafia. E quindi poter concretamente fare qualcosa. E per dare alcune scadenze, io ti chiedo, caro Stefano, di fare in questa campagna elettorale una riunione, di prendere l'aula del Consiglio Comunale. Io faccio venire alcuni dirigenti del Parlamento Europeo, possiamo far venire Michele Ottani, direttore generale del settore agricoltura del Parlamento Europeo, possiamo far venire Antonio Tajani, che è il commissario italiano al Parlamento Europeo, per una riunione, per un incontro con commercianti, industriali, operatori del settore di questa città, per capire, una volta che tu ritornerai ad essere il primo cittadino di questa città, che cosa si può fare direttamente col territorio. Con gli amici che diventeranno consiglieri comunali della tua squadra, avere un rapporto diretto. Ad esempio, qualcuno non ha detto agli amministratori del Mezzogiorno che esistono dei corsi di formazione pagati dal Parlamento Europeo per dipendenti comunali che vanno lì per capire quali sono le possibilità dell'Europa nei confronti degli investimenti a fondo perduto. Ogni anno l'Europa riceve indietro il 90% dei fondi comunitari perché non li spendiamo, non li sappiamo spendere, non sappiamo presentare progetti. Organizziamo una cosa concreta, non le solite chiacchiere politiche, una cosa concreta. Io sono disponibile a farla quando tu vorrai, per parlare di che cosa farà la tua prossima giunta, il tuo prossimo mandato elettorale. E portiamo avanti quel discorso di una legge speciale per Casoria, che deve finalmente ritornare ad avere un ruolo importante. È alle porte di Napoli, ma è dentro Napoli. È vicino all'aeroporto di Capodichino, è vicino alla stazione dell'alta velocità, ma ha delle strade e delle infrastrutture che sono veramente indecenti. Venire qui, io ci ho messo più di un'ora per un traffico incredibile, sembrava di arrivare su strade che erano montagne russe. Ecco, anche questo deve essere un tuo obiettivo e un tuo scopo. E quando dico che c'è bisogno di un sindaco brigante,
anche per dire a quelli che oggi vengono a investire nelle infrastrutture, parliamo della metropolitana, delle autostrade, che la devono smettere di sfruttare al circo. Guardate bene, le autostrade italiane, le metropolitane e le ferrovie, al nord per ammodernare la propria rete usano i propri fondi, i fondi che loro ricevono dal loro guadagno, dalla loro attività. Solo al sud usano solamente i fondi comunitari, quando ci sono. Ecco, questa è un'altra disparità che un sindaco di una città importante, perché Casoria è una città importante, Casoria deve essere la terza provincia di questa regione, un sindaco come te, con lo spirito di casa, perché poi andiamo a casa a tenere le battaglie, forse in qualche modo buttare fuori, lanciare fuori il petto per difendere questa comunità. Fare il sindaco è la cosa più bella che c'è. Mettersi quella fascia di colore, tu lo hai fatto, l'hai saputo, lo hai sentito, è una cosa straordinaria, perché in quel momento ti senti il primo cittadino e dietro di te ti senti il calore, l'affetto della tua gente, dei tuoi amici, dei tuoi figli. Ecco, questo è un grande onore, ma anche un grande onore. E io credo che tu sia in grado di poter svolgere questo onore, credo che la squadra che si sta formando è una squadra seria, una squadra importante, credo che finalmente si cominci a parlare di cose concrete, credo che finalmente sono finite le chiacchiere che sono che noi oggi facciamo situazioni anche amministrative. Caro Stefano, è inutile parlare di politica, dei grandi scenari, ho sentito prima qualcuno che parlava di consiglieri della destra che erano passati a sinistra e consiglieri di sinistra che erano passati a destra. Beh, io non credo che questo sia un fatto di destra. Parliamo di elezioni amministrative. Se due cittadini di Casoria, anche se hanno una visione del mondo diversa, si siedono a tavolino per trovare le soluzioni per la loro città, fanno bene. Non è importanza se vengono da due posizioni diverse. Se fanno gli interessi di Casoria, se i cittadini di Casoria, fanno bene a trovare le soluzioni. Trovo che questo sia un fatto estremamente positivo e che in qualche modo rivalsa la tua scelta, la tua squadra, il tuo team, la tua missione. E permettimi, Stefano, ti ho conservato questa frase che io dissi un giorno importante, il giorno che presentammo il governatore Gentiluomo, ve lo ricordate tutti, Antonio Rastrelli. Antonio Rastrelli è stato il gentiluomo della politica campana, un uomo retto, un uomo capace, un ribaltone vergognoso, ma un uomo con la U maiuscola. E quando presentammo 15 anni fa Antonio Rastrelli, io mi permisi di ricordare durante il mio intervento una frase di John Gerardi. Voi ricordate Kennedy, il bell'uomo, l'uomo politico della nuova frontiera, della speranza, lui riuscì a suscitare l'entusiasmo non solo in America ma in tutto l'Occidente, è stato l'uomo che ha ridato la speranza all'Occidente. Quando fu eletto Presidente della Repubblica Americana, dopo una battaglia tremenda, pensate, lui era nei sondaggi era ultimo, perché contro di lui c'era Nixon, l'uomo dei grandi poteri, l'uomo dei petrolieri, e c'era un distacco enorme. Lui recupera, e l'ultima notte, Kurt Rand ha avuto 20 punti di distacco, l'ultima notte, per una manciata di punti, meno di 50.000, diventa Presidente degli Stati Uniti. Fa il suo primo discorso agli americani, tutti si aspettavano le sue parole, si chiedevano che cosa potesse dire John Fitzgerald agli americani, e lui disse una sola frase, che credo sia di auspicio per te, porto bene ad Antonio Rastrelli, porterà bene a Casoria a te, a Casoria a te. E gli disse, ci sono uomini che guardano il mondo e si chiedono perché. E questi non siamo noi. Ce ne sono altri, e questi siamo noi, che guardano il mondo e si chiedono perché no, perché non cambiare, perché non tentare di dare una speranza, perché non tentare di dare finalmente una nuova storia a questa città. Viva la storia, viva la storia, viva gli amici, che hanno avuto il coraggio di farlo di tutti, ma che sono già per gli italiani, per la storia. Voglio fare, vi prego, 30 secondi.